Questo, commenta questo qua. Alla stessa età. Games 2-11, 1-16 goals, 129 assist. Caspita, ti ricordi quando dicevi aspetta, tu? Aspetta, aspetta, stop però, Lele, aspetta. No, no, ma io ragazzi, riporto, visto, faccio foto, mando a Max, però quando Bobo diceva che a quell'età, no? Bobo parlava di forza, io qua non parlo di forza ovviamente, parlo solo di Chiaro. numeri. Sono tanti numeri, Ma scherzo. ma sono numeri impossibili. Sono 40 partite in meno. Capito? No, 40 partite in meno, ma 15 gol in più. Sì. Guarda gli assist anche. Il triplo, Questo, ragazzi, io l'ho visto ieri una foto tutto nudo. perché ragione perché io so già cosa cioè, ovviamente non sono accostabili perché Ronaldo Assolutamente. va bene, È una però roba diversa. no, però ci serve solo per partire, non è che qua finisce, qua si comincia, perché giustamente poi Ronaldo quando viene dal Cruzeiro va in Olanda, no? Al PSV Chiaro. Eindhoven, no? Sì. Ma anche lui ha fatto un po' Austria e non è che anche Ronaldo ha fatto Olanda, non è che ha fatto subito il Barcellona dove poi ha fatto un sacco di gol e Milano. Però caspita, sono tanti, dai, Ma no, aver no, 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 ma effettivamente. assolutamente, Lele. Infatti, a proposito di Ronaldo, avete visto cosa ha detto Ronaldo su Benzema? Sì, che lui, per lui vince, deve vincere Benzema, è stato il più forte negli ultimi 10 anni. Aspetta, in più poi si è autoproclamato vincitore del pallone d'oro anche Lewandowski. Giustamente ha detto, ragazzi, gli ultimi 3 anni, quello che ho fatto io non l'ha fatto nessuno e quello che ho vinto io non l'ha fatto, c'ha ragione. Allora, faccio un esempio di quello che ha detto Ronaldo e di quello che dico io di Lewandowski, di questi due. Ventola, lo capisci la differenza tra questi due e quelli che vuoi te, che ti piacciono a te? Capisci cosa significa? Fanno dei numeri No, no, importanti, no, no, però no, no, non i tecnicamente numeri, Nick. I numeri, perché se tu vai a vedere anche, qualitativamente. bravissimo, la qualità del giocatore, quello che hanno fatto. Io adesso già questi giorni qua leggevo anche, ovviamente, tradotto in italiano, un po' di stampa francese che riportano che stanno spingendo molto Benzema, stanno spingendo dalla Germania Lewandowski, si pensa che possa vincere un'altra volta Messi. Meritatamente, perché quando vince lui merita, punto. Poi possiamo iniziare a parlare di tutto il resto. Però Lele, questi due qua con Suarez, secondo me, gli ultimi 10 anni di quello che loro hanno fatto, non lo so chi possiamo mettere insieme. Gli ultimi Guarda, dieci quando anni. te lo dico chi possiamo, quando Ronaldo era a Madrid, che Benzema che faceva le stesse cose ma Sì. spiccava Allora, Ronaldo, chiaro. allora dentro c'era Higuain. Ok. C'era Higuain come attaccanti, erano Chiaro. loro, Suarez, Higuain, Lewandowski e Benzema, ma era al servizio più di Ronaldo. Però gli ultimi 4 anni, È la che tu devi verità. calcolare che è un 87, ma Benzema col tempo invecchiando migliora, Lele ha fatto 290 gol a Madrid. A Madrid, Lele. Non stiamo qua, con tutto il rispetto di È tutte le altre vero. squadre. Madrid, fare 290 gol è il quinto marcatore di tutti i tempi. È stato per 9 anni al servizio di Ronaldo e Ronaldo deve dire ogni giorno grazie Benzema e grazie Benzema per i palloni d'oro, per i gol che ha fatto, che era al servizio di quell'anno. Si è liberato da 3 anni e mezzo di Ronaldo, questo ha la media di 30 gol a stagione, assist, Assolutamente. fa giocare. Io penso che di attaccanti, gli ultimi 10 anni, metti Benzema, Lewandowski, Ibrahimovic, Higuain, perché lo dobbiamo mettere dentro. Cioè, si può dire al di là degli ultimi 2 anni che si può mettere anche io lo metto anche una gamba indietro, però anche Agüero, visto che è stato Agüero, l'uomo della decade, no? Della Premier League. esatto, questi cinque, ragazzi, Suarez c'è, sono loro, però, ma secondo me, pensa loro, ragazzi, pensate loro, che effettivamente loro sono tutti da pallone d'oro, hanno avuto Messi e Ronaldo, vero, pensateci, cioè, sì. se Messi lo fa, vuol dire 7 e 5, sono 12 anni, gli hanno coperto la carriera. 12 con un Sì. solo Con con Modric. Modric e basta. Cioè vuol dire che gli hanno proprio coperto la carriera e Aspetta, tutti che hanno Modric fatto ha avuto prestazioni da pallone d'oro. Lele che ha avuto la fortuna di vincere tutto in quella stagione là, Modric, in più arrivare in finale di Coppa del Mondo e Benzema, tra virgolette, in quella finale di Coppa del Mondo non c'era. Ci sono castate delle robe, A me però. quello che onestamente è dispiaciuto, no, e ancora non capisco il perché, ma tante cose fai fatica a capire,
in quelle decisioni a grandi sistemi, perché non è andato nel 2020 quando doveva prendere Lewandowski? Perché se non lo dai a Messi lo deve dare a Lewandowski dopo. Cioè, questo non è giusto, perché hanno saltato 3 mesi di calcio. No, Nick, se parliamo onestamente, quello che sto ragazzo qua sta facendo da quando è al Bayern Monaco. E dai! Glielo devi dare! È obbligato a andare lì in Polonia, a Monaco di Baviera e dire ascolta. Ma anche quest'anno, ok, lascia stare, Messi deve vincerlo perché è una roba diversa. Se lo vince, non sbagli mai. Però dal 2020 tu hai saltato per 3 mesi di calcio. Vai a Monaco di Baviera e gli dici anche l'anno scorso, ha fatto il record della storia in Germania, perché ha superato anche Gerd Müller. Allora vai e gli dici ascoltami, dal 2020 è quello che tu hai fatto gli ultimi 4-5 anni, tieni, lo meriti. Se fai le cose per bene, se non lo dai a me, se lo devi dare a lui. Lascia stare Benzema, quello che ha detto Ronaldo, certo. Tutto, lo devi dare a lui. No, sono d'accordo. Il problema però bisogna sempre capire. Sai cos'è? Perché io mi stavo facendo spiegare anche sto giochino qua, perché Lele, non so se voi lo sapete, sicuramente è probabile che te lo sai. Ci sono dei giurati, che ne so, che sono africani o che il calcio lo seguono poco, sì, dove conoscono solo ed esclusivamente chi? Messi, Ronaldo e pochi altri. E il voto lo mettono più o meno sempre ai soliti. Non capisco questa roba qua. Faccio fatica a interpretare questa situazione qua. Se bisogna, perché delle volte lo danno al più forte, delle volte a chi ha vinto tanto... Però non so, perché io in questi anni qua... Allora, premesso che non è che il premio di Pallone d'Oro è vita o morte del calcio, proprio per questo che hai detto te, ha molto prestigio e come hai detto te ci sono tanti paesi in alcune, diciamo, perché tutti hanno il diritto di votare, però con questo diritto i voti valgono uno e uno, cioè l'italiano vale come, capito, quello de... Quanti voti ci sono in una nazione, Lele? No, c'è un giornalista, c'è un tecnico, c'è un allenatore, cioè ci sono alcuni parametri che ti danno dei voti. No, chiedo, siccome non lo so, tu lo sai. No, però il problema è che tutti, cioè, quello del Belize, metti, che, no? Sì. O Panama, no? Oppure, sì. Adesso parliamo di altri posti, però vale uno come quello tedesco, come quello inglese. Non è che uno vale tre perché magari... Un solo voto in una nazione va? No, c'è il giornalista, c'è un giornalista scelto per ogni nazione, c'è, sì. Ci sono i tecnici, quindi chiedo l'allenatore. Delle nazionali? Sì, no, uno selezionato che vota, okay. Capito? E in base a quello, capito, si formano delle statistiche. Però non, quello che ci tengo, non è come quando tu voti la scarpa d'oro, che se uno fa, non so, 100 gol in Norvegia... Capito? Non è come se ne fa 30 in Spagna. Ecco, lì uno e uno. Quindi, no, sul ragionamento che dicevi te. Però, ragazzi, è molto prestigio. Non è... Attenzione, va però ai più forti. Non è che... O quelli che lo meritano. Non è che va proprio a uno che non lo merita, eh. Adesso, attenzione. Cioè... Sì. Il problema è dargli il giusto peso. Ha un peso di prestigio, ma non è che delimita la verità assoluta del calcio... o di quello che si è fatto vedere. Io questa roba qua del Pallone d'Oro, Lele, per me è, ovviamente, per me Messi lo deve vincere per i prossimi 15 anni. Il problema è che io vado a pensare poi, oggi sono andato, perché poi vado ad intuito su quello che si può parlare o meno, e vado a vedere i vincitori dei Palloni d'Oro. Maldini, 8 finale di Coppa dei Campioni, è stato il difensore più grande della storia. Non è arrivato neanche una volta tra i primi 3. Come si vota? Per quale motivo? Non capisco niente, perché non posso immaginare che Maldini non ci sia per 25 anni a un livello clamoroso, 8 finali di Coppa dei Campioni, 5 vinte, tutto quello che ha fatto, neanche una volta nei primi 3. Per me è follia, allo stato puro, andando a vedere chi l'ha vinto, che non si è ammesso Ronaldo o Ronaldo il fenomeno, Rivaldo, eccetera. Ci sono anche altri che valevano molto, ma molto meno di questi fenomeni e molto, molto meno di Maldini. Sammer ha vinto, motivo? No, non capisco. Fabio, con tutto il bene e il rispetto che io possa avere, grande difensore,
Ma Paolo è una storia diversa, ragazzi. Ma questa è una valutazione però condivisibile e dico quel 2006. Sull'analisi calcistico, ma sul momento, perché il Sì. pallone d'oro non è né per la carriera e né per il valore che è espresso, no? Nel senso, è anche legato a quell'anno. Sì, quello Quell'anno, che vinci, cosa no, dà. però ti faccio una provocazione, Lele. Tempo fa, l'immenso Zlatan Ibrahimovic, ti ricordi cosa ha detto? Se vi ricordate cosa ha detto? Quando Ronaldo vinse l'altra volta il pallone d'oro, eccetera, che c'è stato, che a Ibra gli fecero la domanda, eccetera, eccetera. E Ibra cosa ha detto? Cavolo, adesso capisco per quale motivo la maggior parte dei palloni d'oro vanno tutti a Madrid. C'entra anche, tra virgolette, la forza di una società a livello mondiale? È una stampa a livello mondiale di quella squadra lì? Antò, l'hai detto te però prima, vale uno. Uno. Lo spagnolo, votano per uno, non per 10. Alla fine bisogna interpellare tutti quelli, l'italiano, il francese, il tedesco, l'austriaco, l'ungherese, quelli lì votano uno, non vale 5, vale uno. Il problema è che, ti faccio un esempio, tu lo daresti sempre a Messi? Sì. Non sono tutti d'accordo. Però aspetta un attimo, Lele, io ti faccio, t'ho fatto questa provocazione perché nel 2006 noi abbiamo fatto campione del mondo, giusto? Sì. Abbiamo fatto un qualcosa di unico. Poteva essere Gigi che poteva vincerlo e l'ha vinto Cannavaro. Gigi, da quello che io dicono i miei informatori, anche che io lo so per quasi certo, Gigi era in grandissimo vantaggio su Zidane secondo, ok? Arriva a un certo punto, Gigi fa una scelta di cuore e rimane alla Juve. Zidane dalla testata viene fuori. Cannavaro quell'estate là dove va? A Madrid. Chi vince il pallone d'oro? Cannavaro. Ma sì, Lele, però, ma io scusami, ok, però non è che Cannavaro, allora si può dire che Cannavaro non poteva vincere un altro, poteva vincere Summer, poteva non vincere, però non è che quando poi andiamo a vedere l'anno di loro non hanno fatto bene, No, loro, cioè perché assolutamente, tu lo dai a assolutamente, Buffon, uno dai a Cannavaro, però parliamo dopo di, magari il capitano a livello iconico, no? Lascia più segno, magari quello del, capito ti voglio dire, di un determinato paese rimane più impressionato. ok, Da quel perfetto. Allora, momento facciamo così, Lele. faccio, No, allora dico io, facciamo. dico io. Però Allora, hai detto due robe che sono successe, che possono sono aver fatto hanno un cambiare. peso, Comunque, Nick. la Juve era costata un processo, una roba che si è Esatto, Nick, fatto, sai e perché Zidane era uscito male, quindi quell'anno è una cosa casuale. sto facendo delle provocazioni perché il 2010, Lele. Sì, certo, l'unica volta nella storia, l'unica volta dove una società di calcio ha Sì. messo tre suoi giocatori nei primi tre. Chi ha vinto la Champions League quell'anno là? Ti sto dicendo, quella volta lì. Quella No, volta lì. no, no. Il 2010 che ha vinto la Champions, dico. Ti sto dicendo, quella volta lì. Sì? No, io volevo dire un'altra roba, nel senso, il 2010 l'ha vinto l'Inter. Sì. Ok? È stato quei tre del Barcellona. Sì, ma con una differenza, che Xavi e Iniesta avevano vinto il mondiale, ok? E il re invece aveva vinto solo la Liga, ok? Allora, dell'Inter niente. Xavi e Iniesta niente. Hanno fatto vincere il più forte, ed è giusto che ha vinto il più forte. E ci sono delle volte che fanno un giochino e l'altra volta un altro, Ma non perché? capisco. Perché no, tu non devi. Tu l'hai detto Perché ci all'inizio. stanno tanti che pensano come Tu, te, Messi, Messi, Nick, Messi. tu l'hai. Scusami, Anto, tu l'hai proprio detto. Tu, in quello che hai detto all'inizio, hai già spiegato. Tutte le valutazioni sono personali, soggettive. Ci sono tanti paesi che guardano. Perché aspetta, non è che Messi quell'anno lì non ha fatto niente, se No, 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 no. ne ha fatti È 73, per questo oh. ti dico, No, no. vedi che mi rispondi. Ah sì? Quindi che ne so, quello di un paese africano dice, Messi 73 gol, ogni cazzo lo vedo in tutte le televisioni, fa dei gol incredibili, ok, gli altri bene, ma è Messi. Quindi lui non è che ha detto una cagata se il voto lo dà Messi, cioè e comunque gli ha fatto vedere, no? Alla fine è Assolutamente. soggettivo, è quello lì. Per me è Ma abbastanza secondo me boh. anche Iniesta che ha fatto il gol poteva darlo quell'anno lì, però. Bah, esatto. Però va bene, cioè, però quello che voglio dirti, 7-5-12, ok, negli ultimi 13 anni, 14, perché uno non è stato, Ha io dico sempre segnato. se vince Messi, no?
7, 5, 12, 14 anni, vuol dire che hai coperto la carriera di questi grandi fenomeni. Cioè, che fenomeni? Cioè, è quello lì il problema, perché è incredibile che tutti almeno uno non l'abbiano vinto. Anche Benzema uno lo dovrebbe vincere. Dovrebbero mettere il premio alla carriera ogni tanto, secondo me. Tac, premio alla carriera per qualche uno. Vediamo, Lele, tu dovresti saperlo. Gli altri due, vediamo, il gatto e la volpe se lo sanno. L'unica volta che hanno assegnato, le uniche due volte che hanno assegnato il pallone d'oro alla carriera sono stati per due giocatori. Quali sono stati? Alla carriera? Sì. Cruyff può essere? Cruyff ne ha 23. Cruyff ne ha 23. Vediamo, Bobo, Lele e Nick, se lo sapete. La carriera non ho idea. Ma quando l'hanno assegnato questo? Non vi posso aiutare. A due giocatori, dai, vi dico sudamericani, hanno assegnato alla carriera il pallone d'oro. Uno ce l'ha Lele dietro e uno quello che dicono che è più forte quello o quell'altro. Cipele e Maradona. Esatto, bravo. Ragazzi, non sbagliano. Esatto. Hanno assegnato alla carriera, che poi hanno fatto anche la scelta. I giornalisti hanno detto che il più forte della storia era Pelé e invece la gente con i voti ha detto che era Maradona. C'è stato quel periodo, hanno dato un pallone d'oro a uno e uno all'altro alla carriera. E lì, ragazzi, se si poteva vincere quel periodo là, ne vincevano 48 l'uno a testa. La verità, Lele. Max. Aspetta, e c'erano dei fenomeni.